E andiamo subito con i risultati della giornata. Giocata ieri Sassuolo-Modena 2-0, Brescia-Regina 2-2, la partita tra Cesena ed Empoli è stata rinviata per neve, Crotone-Lanciano 0-0, Grosseto-Provercelli 3-0, Novara-Padova 3-1, Spezia-Bari 3-2, Ternana-Juve-Stabia 3-2, Verona-Ascoli 3-1, Vicenza-Livorno 3-3, mentre Cittadella-Varese si disputerà domani alle 12.30. Un'occhiata alla classifica perché si muove anche la coda con Sassuolo a quota 42, Livorno 39, Verona 35, Brescia 27, Varese Padova 26, Modena e Juve Stabia 25, Spezia 24, Cittadella ed Empoli 22, Ternana 21, Bari e Crotone 19, Vicenza Ascoli 18, Cesena e Regina 16, Lanciano 15, Provercelli 14, Novara 13, Grosseto 11. Dopo la fitta nevicata di ieri si gioca regolarmente al Romeo Menti, gli spalatori hanno ripulito gli spalti mentre il terreno è in buone condizioni, formazione quasi obbligata per il Vicenza, Breda senza gli squalificati Gianni e Lo, ritrova il capitano Martinelli al centro della difesa, in attacco a sorpresa Giacomelli prende il posto di Plasmati, Nicola conferma invece Livorno che 7 giorni fa ha travolto il Grosseto, in avanti Belingheri, Giostra alle spalle delle bocche da fuoco Paulinho e Siligardi, arbitra l'incontro Gennaro Palazzino della sezione di Ciampino. Il primo attacco è del Vicenza, Giacomelli lancia l'azione sulla sinistra di Pinardi, cross teso bloccato da Fiorillo. La risposta del Livorno con una bella azione manovrata, conclusa con il diagonale teso di Salviato, Pinsogli è pronto a respingere. Poco dopo Salviato mette in mezzo verso Paulinho che controlla, poi il tiro è ribattuto. Minuto 14, calcio d'angolo per il Livorno, battuto corto per Luci, la palla rimessa al centro dove Belingheri in spaccata mette in rete anticipando il difensore Di Matteo. Livorno in vantaggio con il quarto gol in campionato di Luca Belingheri. Passano 2 minuti, ancora Belingheri innesca il contropiede del Livorno, Paulinho evita la trappola del fuorigioco, Pinsoglio con la punta delle dita tiene a galla gli uomini di Breda che subito reagiscono. Punizione, Pinardi per Padalino, il tiro è deviato ma Fiorillo è attentissimo e non si fa sorprendere dalla traiettoria del pallone. 25esimo, Pinardi in mezzo per Giacomelli che vede l'inserimento di Castiglia, diagonale di destra che batte Fiorillo sul primo palo. Il Vicenza trova il pareggio con il secondo centro stagionale del centrocampista, l'anno scorso in Lega Pro con la SPAL. 9 minuti più tardi, Giacomelli di tacco per Castiglia che cerca e trova ancora lo scambio, poi fa partire un altro diagonale velenoso che non lascia scampo a Fiorillo. Rimonta completata e la gioia di Luca Castiglia che firma così la sua prima doppietta in Serie D. La reazione del Livorno con Siligardi che cerca spazio per il sinistro dal limite e Pinsoglio si distende e para a terra. E con le immagini montate da Matteo Cotugno passiamo al secondo tempo. Dopo 1 minuto Luci tenta la soluzione dalla distanza, sulla respinta di Pinsoglio arriva Siligardi, ribatte ancora il portiere ma Palazzino ha fischiato un fuorigioco. Dall'altra parte lancio che taglia tutto il campo per Semioli, il destro di controbalzo di poco a fil di palo. Subito dopo Padalino tenta la conclusione da 25 metri, Fiorillo vola ad alzare la palla in angolo. 9° minuto Di Matteo ruba palla e tenta l'azione personale, passa in mezzo a 2 avversari e con freddezza batte ancora una volta Fiorillo. Di Matteo esulta per il suo primo gol tra i cadetti. Vicenza 3, Livorno 1, gli Amaranto sembrano in ginocchio ma reagiscono subito. Belingheri per Siligardi che sfugge alla marcatura, il suo diagonale sfiora il palo. Minuto 17, punizione per il Livorno, batte Paulinho, ribattuto 2 volte, alla fine ci pensa Belingheri con una fucilata che Pinsoglio non può raggiungere. Doppietta anche per Belingheri e partita che si riapre. Il Vicenza trova però spazio in contropiede, Semioli crossa per Maiorino che non ci arriva per pochissimo. 24esimo, Salviato in mezzo per Siligardi, sinistro a girare che si stampa contro la traversa con Pinsoglio battuto. Neanche 1 minuto dopo ancora Salviato, la sponda di Belingheri per Genzoglu, il raso terra del greco sfiora la base del palo. Minuto 29, lancio di Genzoglu, il liscio della difesa lascia campo libero a Paulinho, piattone di destro ed è il pareggio. Una dedica speciale a Pier Mario Morosini per l'8° gol stagionale dell'attaccante brasiliano, grave però l'errore della difesa del Vicenza. A 6 minuti dalla fine poi un episodio che farà discutere, Giacomelli lanciato da solo in aria cade a terra sul contrasto di Emerson, per Palazzino è simulazione e cartellino giallo, rivediamo nel replay l'intervento di Emerson.
Ultima occasione per il Vicenza, ci provano prima Castiglia, poi Mustacchio, niente da fare per i biancorossi e rivediamo anche quest'ultima occasione nel replay. E infine, dopo due minuti di recupero, Palazzino fischia la fine dell'incontro. Dunque tantissime emozioni e difese un po' distratte al Romeo Menti. Un ottimo Vicenza, resta l'amaro in bocca per la rimonta subita e per il rigore reclamato nel finale. Il Livorno raddrizza una partita che sembrava compromessa, ma non basta per tenere il passo della capolista Sassuolo. Migliore in campo Luca Castiglia, il centrocampista a scuola Juve, firma la doppietta che illude il Vicenza. Vi ricordo il risultato al Romeo Menti, Vicenza 3, Livorno 3, linea ad Andrea Fusco. Grazie Edoardo Chiozzi, e questa sfida in realtà ne nascondeva un'altra tra il nostro curatore Enrico Testa e Vincenzo D'Amico, una scommessa che si chiama Luca Castiglia. Cosa hai da dire? Prego. No, nessuna scommessa. Testa mi aveva segnalato questo giocatore che si sta rivelando veramente un giocatore importante, oggi due gol, anche due bei gol come azioni, quindi niente da dire assolutamente, sono contento. Senti, Di Matteo? Devo fare, prego, i complimenti oltre che a Castiglia anche a Di Matteo per il suo quinto gol in Serie B. Come quinto gol? Il primo? Sì, ma ne vale 5 quello che ha fatto oggi, quindi va bene, andiamo avanti. Dunque, Vicenza che finalmente si vede un gioco, fermare il Livorno, anche se magari si sciupano due gol di vantaggio, è comunque una grande impresa. È una grande impresa per una squadra che ha giocato indiscutibilmente la miglior partita della stagione. È una squadra che fa intravedere che potrebbe, dando una svolta così al suo campionato, acquisire per tempo. Sta per esserci, a quanto pare, delle novità in società e anche un'altra. La squadra oggi... Un'altra società. Un'altra, no, sembra che per Natale, almeno sono attese, delle novità in società. La squadra fa vedere che potrebbe dare un'altra soddisfazione ai tifosi, acquisendo per tempo quella salvezza che si spera sia meno sofferta che nelle scorse due stagioni. Non dimentichiamoci, occorre dirlo, che Vicenza è stato ripescato l'altro anno. Se gioca così è facile. Se gioca così è facile, ma ha fatto vedere solo oggi di poter giocare così, giocando appunto la miglior partita della stagione. Grazie anche a Luca Castiglia. Vicenza-Livorno è uno straordinario cocktail di emozioni e finisce con un pari che, nonostante le strette contingenze, dimostra a tutti l'ottimo stato di forma di entrambe. Nel pomeriggio dedicato alla memoria dell'indimenticato doppio ex Pier Mario Morosini, Nicola si presenta al Menti con gli stessi 11 che hanno sotterrato il Grosseto. Breda invece dà una mescolata al mazzo, mantenendo l'assetto del 4-3-3, ma rinunciando a Plasmati per una squadra più di corsa. Il Livorno prende subito in mano l'incontro e gira a meraviglia. All'11esimo arriva il primo pericolo per la porta di Pinsoglio, che è ben piazzato sulla stoccata di Salviato, arrivata al termine di un'azione ad ampio raggio. Arriva invece su palla inattiva il vantaggio labronico, con un po' di fortuna ma soprattutto tanta organizzazione. 15esimo minuto. Su corner Luci arriva con fin troppa foga e sbuccia un tiro che si trasforma in assist per la spaccata di Belingheri, che da un passo e mezzo appoggia in porta al suo secondo gol consecutivo. Il Livorno stappa la partita e nel giro di un paio di minuti potrebbe anche liquidarla, se Paulinho non si inceppasse nel più comodo dei tu per tu, sul quale comunque a grande merito Pinsoglio, autore di un'impercettibile ma decisiva deviazione. E la mancata concretizzazione risulta il primo turning point della partita, perché un Vicenza alle soglie del KO tecnico capisce di potersi riprendere e lo dimostra con i fatti. Il piazzato di Padalino, deviato dalla barriera, è controllato da un Fiorillo attento ma anche fortunato. È un segnale che il Livorno non interpreta. La punizione è l'1-1 che arriva al 26esimo, su una bella triangolazione che parte da Pinardi, passa per la rifinitura del centravanti Giacomelli e si chiude con la definizione di Luca Castiglia, freddo ma anche favorito dall'immobilismo dei tre difensori toscani e dall'intervento non perfetto del portiere. Breda aggiusta la partita ma perde Pinardi, che al 28esimo lascia il campo a Maiorino. Non cambia però nulla, perché 7 minuti dopo il Vicenza concede il bis, sempre nello stesso modo, sempre con lo stesso uomo. È infatti ancora un inserimento sul centro-sinistra di Castiglia a far saltare il banco. Giacomelli gli fornisce il secondo assist del pomeriggio e per il 23enne ex PAL arriva la prima doppietta della carriera, che ghiaccia il morale del Livorno. Gli ospiti ci mettono qualche minuto ad assorbire la rimonta, ma prima del riposo danno segnali di ripresa, impegnando due volte Pinsoglio. Prima con un sinistro di Siligardi, non potente ma velenoso. Poi con una sberla l'inserimento del laterale Salviato, che trova intensità nel tiro, ma non il giusto angolo per firmare il 2-2.
Livorno che prova ad attaccare anche in avvio di secondo tempo ma senza sbocchi. Anzi, il risultato è dare linfa al contropiede di un Vicenza estremamente ficcante, che nel corso del settimo minuto si presenta due volte, prima con un destro bello ma largo di Semioli e poi con un terra-aria di Padalino che risulta violentissimo ma centrale e che per questo Fiorillo riesce ad alzare sopra la traversa. Il 3-1 arriva comunque e lo realizza al 55esimo Di Matteo, che si presenta a palla al piede sulla tre quarti e di fronte ad una difesa che come il biblico Mar Rosso si apre svelandogli la strada verso la terra promessa. Un vero e proprio miracolo, anche perché Luca Di Matteo non andava in rete dall'aprile del 2007 in un Pescara San Benedettese dell'allora Serie C1. Non è però l'episodio che chiude la partita, perché il Livorno ne è ancora, passa oltre l'auspicio nefasto portato al 58esimo dall'incredibile spreco di Siligardi che si divora malamente il pallone del rientro. Al contrario di Luca Belingheri, che con un siluro clamoroso impallina Pinzoglio al minuto numero 63 e regala un finale intensissimo. Tira Paulinho e il muro respinge, ritira Paulinho e la sorte è sempre la stessa. Arriva Belingheri ed è il 2-3, oltre che il quinto sigillo in campionato per l'ex Toro, tutti concentrati nelle ultime sette partite. L'ultima mezz'ora è una giostra furibonda. Due minuti dopo, un'altra sgroppata di Semioli offre a Maiorino la possibilità di ristabilire le distanze, ma il trequartista tarantino arriva in ritardo per questione di centimetri. Addirittura meno la distanza che separa Siligardi dal 3-3. Vedere per credere il magnifico sinistro del talentissimo Emiliano, che viene però sputato via dalla traversa. Il pari comunque è nell'aria e lo sancisce al 74esimo il bomber Paulinho, che ringrazia sentitamente Camisa per un liscio orribile e mette in porta trovando un angolo non elementare. È il terzo centro di fila, l'ottavo in campionato per il centravanti Gaucho. L'occasione finale è per il Vicenza, che però non passa e finisce con un 3-3 che interrompe la serie di 5 vittorie del Livorno, che si stacca dal Sassuolo d'aria al rientro dell'Hellas, ma conferma anche le doti caratteriali di una squadra che, registrando la difesa, può veramente ambire al salto diretto. Così come le qualità delle formazioni di Breda, che cancella il tonfo di Vercelli e passo dopo passo sta sempre lontana dalla zona rossa. Forse il Vicenza poteva sperare, a un certo punto sperava legittimamente nella vittoria, invece si è dovuto accontentare del nono pareggio di questa stagione. Troppi pareggi per il Vicenza o è un risultato secondo te positivo questo? Beh, quando una squadra vince 3-1 e si fa riprendere, immagino che un po' di rimpianti ci siano, però io sono rimasto impressionato dal Livorno anche stavolta, perché solo una squadra con un grande carattere, solo una squadra che ha i crismi della grande, che ha nel DNA la forza di non abbattersi, di saper reagire, può rimettere in piedi una partita del genere. Quindi il Livorno conferma, ribadisce per l'ennesima volta la sua candidatura alla Serie A. È una squadra che a questo punto non ha nulla di meno rispetto a Sassuolo e Verona, che forse sono più equilibrate, hanno più reparti tutti dello stesso livello, hanno tutti degli ottimi attacchi e anche ottimi centrocampi e ottime difese. Il Livorno forse dietro concede sempre qualcosa, perché anche oggi il gol di Di Matteo, francamente, che passa in mezzo alla difesa, è un po' grave. Però quando hai un carattere così, ecco questo gol, quando hai un carattere così forte puoi sopperire anche certe mancanze tecniche. E poi torno a dire per l'ennesima volta che secondo me il tridente del Livorno, anche senza Dionisi ma con Belingheri, rimane in assoluto il migliore del campionato, con quello del Sassuolo, ecco, se la giocano veramente di poco.